il PAN si apre ai bambini. Non è semplicemente soltanto l'esposizione delle opere d'arte, ma la messa in opera dell'arte, degli spazi creativi lasciati alle associazioni educative della città. Una sorta di istituto educativo che sia espressione di una città che si fa scuola, una città dei sentimenti, per una città libera in cui non ci sia più questo scarto esagerato tra la cultura da una parte d'eccellenza e il disagio sociale dall'altro. Le associazioni hanno un compito importante perché sono loro a fare da mediazione di questo rapporto felice. Per 3 giorni il Palazzo delle Arti di Napoli sarà assegnato ai bambini e alle associazioni per un progetto socio-educativo e culturale che da settembre diventerà stabile ed animerà la vita del PAN che da Casa dei Linguaggi Contemporanei si fa anche Casa dei Più Piccoli, con laboratori formativi, ludico-creativi, artistici ed esperienziali. Un pandemonio creativo e gioioso che dal 21 al 23 giugno sarà presentato in tutte le sue forme negli spazi di Via dei Mille. Avremo assaggi di questo progetto, cioè di tutto quello che accadrà a partire da settembre nel PAN, in cui tanti bambini di Napoli, in particolare quelli provenienti da aree o da zone più disagiate, potranno, attraverso l'esperienza e la multiforme attività di tante associazioni che hanno pratiche, esperienze, percorsi innovativi, creativi, adatti all'infanzia, potranno essere coinvolti in un'esperienza emotiva e conoscitiva e formativa che certamente potrà dare loro molto e soprattutto darà loro il segno di una città che sempre più vuole mostrare attenzione ai bambini di Napoli.